Ciao ragazzi, buonasera a tutti ragazzi, buonanotte a tutti, buon sabato a tutti dal vostro amico Gianni Oggi a grande richiesta andremo a recensire, non avere quella volta, gli inizi La grande famiglia di Tommy, l'Olosfè, so l'Elses, faccia da cuoio, chiamatelo come volete L'assassino con la moto sega, eccolo qui, il nostro Tommy Tommy, eccolo qui il nostro focazzutissimo serial killer. Allora, oggi devi salutare a Umberto e Giuseppe che mi hanno consigliato altro, un altro film come me l'hanno consegnato sabato scorso con Zombie. Oggi mi hanno consigliato non aprire quella porta agli inizi. Poi racconteremo il secondo capitolo che sarebbe il primo comunque. E il film uh, appare subito, inizia con. Uh, una, una frase che inizia una frase, questa storia poi è, hanno fatto il film ma è presa da una storia reale della famiglia Neutin che nel 1960 al 70 dal 1969 al 1973 la famiglia Neutin uccise più di 33 persone nello stato del Texas a tutt'oggi questo loro massacro è considerato dei criminali eh, le, le, dei criminali, le, le, come si dice, dei crimini più efferati e brue, cruenti e sadici di tutti i del Texas infatti ricordiamo che è una storia molto reale Conti, cominciamo con la recensione del film per quella volta gli inizi il film inizia che si vede un mattatoio e nel 1939 il 16 agosto del 1939 in un mattatoio la signora lo Zdroen eh, sta per pattorire e dà alla luce un bambino sdeforme molto brutto eccolo qui che poi entra là alla face o Tommy e sotto gli occhi del, del capo eh, del padrone del mattatoio mentre che pattorisce Slone mentre pattorisce muore di cuore io non un infarto e pattorisce il direttore e vede questo, questo ragazzo questo bambino che ha molto sdeformato in faccia e decide di buttarlo nei cassoni della spazzatura qui, eh, qui, eh, qui dentro il bambino verrà trovato dalla, da una giovane luda da una giovanissima luda e poi qui passeranno molti anni 30 anni e Tommy verrà purtroppo diciamo verrà Adottato da questa famiglia molto strana, dove sono molto la famiglia la più strana del Texas. E infatti, intanto Tommy, tra le derisioni e le prese in giro sia dalla famiglia adottiva e dai compagni di classe, eh, nel 1969 viene assunto da adulto già viene assunto nel, nel mattatoio dove lavorava la, diciamo, la, la madre Vera. Poi comunque il film si, si passa in un altro paese dove ci sono dei quattro ragazzi che si vogliono dive, divertire che si chiamano Chris, Dan, Eric e Bailey che si vogliono mo, divertire e infatti decidono di passare l'ultimo perché Eric doveva fare il militare e decidono di partire per il Texas per farsi l'ultimo viaggio di divertimento. Però Eric e Dan, scusate Dan, non vuole fare il militare perché Eric, eh, Eric aveva fatto, erano due fratelli, Eric aveva fatto il militare, aveva fatto il Marines e, e Dan sapeva benissimo quello che aveva passato il fratello durante il suo commiato nell'esercito dei Marines. E questo cosa so, Dan, Dan, infatti io lo dice solo la propria ragazza Bailey che non vuole fare la fine del fratello. Eric invece è molto entusiasta del fratello che vuole fare, che sta prendendo la sua, sua diciamo, carriera militare. Insieme alla fidanzata Charles sono nell'acqua, nella piscina dell'acqua e progettano il futuro. Invece Dennis sparano con Bailey che non sa come dire al fratello Eric che non vuole fare il militare. Comunque i quattro partono e mentre sono in viaggio con una, una, una jeep. E si fermano prima in una locanda molto disastrata con mosche comunque e lì c'è l'unda quella la ragazza che gente era invecchiata che aveva adottato tommy che era diciamo, una specie di venditrice un negozio tutto disastrato e qui i ragazzi vengono inseguiti prima che, prima partono subito però si fanno dei nemici come dei motociclisti partono tranquillamente e, pe, e investono mentre una motociclista li insegue investono una mucca investono una terribile mucca e, e massacrano una mucca la macchina si distrugge tutta e i ragazzi si feriscono gravemente però Cersei esce fuori sbalza fuori dalla macchina e cade nell'erba Mentre succede tutto questo nel mattatoio, il mattatoio fallisce, perciò tutti devono essere lasciati liberi, lo stesso Tommy deve essere licenziato. Però Tommy prima di essere licenziato eh, fa una cosa magra, si vuole vendicare del padrone, perché anche lui il padrone lo ha sempre mortificato chiamandolo deficiente, idiota, cretino. Prima di andarsene tutti, tutti i colleghi se ne vanno, Tommy va dal padrone, da sopra del padrone, prende, una, prende un martello e lo ammartellate. Mentre se ne va, nell'altra stanza vede la sua famosa motosega. E qui comincia il personaggio di Tommy, l'Hellface. Prende la motosega e se ne va a girare nel Texas, nelle, nella, nella, diciamo, nella brughiera. Mentre questo qua il, il, lo sceriffo scopre il corpo de, del padrone e va dalla famiglia di, di, di loro, nella famiglia di Tommy. E va nella famiglia di Tommy per, perché vuole, lo sceriffo vuole arrestare Tommy. Lo sceliffo, qui c'è Charles, Charlene, Charlene o Sheriff. Chiamatelo voi, o, o White. Chiamatelo come vuole da due nomi. O to, a due nomi. E lo sceriffo gli dice a Charlie di, di aiutarlo a cercare Tommy così almeno meno lo reso. Lui entra nella macchina con lo sceriffo. Lo sceriffo vede Tommy e, e, e lascia uh, Charlie uh, nella macchina gli dice: 'Sati qui e quello ecco lì quel pazzo di tuo nipote.' Lui dice: Ma non è pazzo, è solo incompreso. Comunque lo sceriffo esce. E gli punta la pistola addosso. Mentre gli punta la pistola addosso, un colpo di fucile massacra lo sceriffo. Che era stato lo stesso Charlie Chellin a uccidere lo sceriffo. E qui inizia, inizia il vero cannibalismo. Diciamo, Charlie, ah, 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 chiamamamolo come nel film, Aite si avvicina e gli tocca il sangue e se lo. È, e gli tocca con le dita di sangue, se le mette in bocca e vede che. La carne e il sangue umano gli piacciono, stessa da sceriffo, e da lì in poi inizia veramente un, una cosa terribilissima: inizia veramente il massacro di quelle persone. Che poi succederà veramente. Messendoci da sceriffo, ha l'autorizzazione di fermare chiunque. Infatti, gli arriva la chiamata che, uno sta, che una macchina era stata diciamo distrutta, tamponata, Vada dai ragazzi. E prima, prima uccide, o con un colpo netto, uccide la, la motociclista e poi cattura, cattura i ragazzi. Cattura Dan, De, Eric e Bailey. Li cattura. Però, i ragazzi vedono che è un comportamento strano che ha lo sceriffo. Perché prende la motociclista e la, botte, la avvolge con la carta stagnola e la mette davanti. Questo sembra un comportamento strano per i ragazzi. E da qui inizia l'incubo dei, dei, dei ragazzi. Mentre Charlins è nascosta dietro l'erba. Intanto Monty, un altro familiare dei, dei Pazzi, recupera la macchina ormai distrutta. La ragazza vede dove, dove sono stati catturati gli, gli amici suoi e cerca di qualcuno per aiutarli. Però in questo momento Dan ed Eric intanto lo sceriffo uh, si incazza di brutto perché vede eh, la cattolina di militare bruciata. E intanto, qua fanno un, gio un, un giochetto i fratelli che Eric non aveva fatto mai il militare e aveva fatto sempre i militare, cioè che Dan era, era quello militare ed Eric era quello che aveva strappato la cattolina al prefetto qui si incazza, e intanto, li lega come animali. Per primo, dei gli, gli, gli mette del, del, della plastica in, bo, in faccia a, a Dan, che lo stava per soffocare, e poi Eric lo supplica di lasciarlo, di lasciarlo e lui gli conficca un coltello in bocca e lo fa respirare. Poi li butta per terra e gli fa fare 30 flessioni ad ognuno. Per prima però Eric, giustamente, Eric ce la fa perché è veramente lui il militare. Lui capisce l'imbroglio e colpisce a coppia di manganello Den e gli dice di fare 10 flessioni, ma è impossibile fare 10 flessioni dopo essere stato colpito con 10 ma manganellate. Comunque, li lascia svenuti lì per terra. E intanto la ragazza di Eric, Charlin eh, trova per caso il fidanzato della motociclista e lo porta nella casa. Il, il motociclista entra in questa casa e intanto gli spiega prende la pistola e spara a Monti, che sarebbe lo zio, lo chiamano lo zio Monti, spara nelle gambe e va di sopra che lo sceriffo gli dice, il falso sceriffo gli dice che la propria lagata è di sopra all'improvviso lo sceriffo chiama Thomas, no Tommy, e prende la motosega e lo sguatta in due, lo, lo, lo fa a pezzettini così muore anche il motociclista e poi lo sceriffo, lo sceriffo, vede che lo zio Monti si era ferito alle gambe con la sparatoria. Gli hanno sparato alle gambe, giustamente per non, farsi, giusto, per non farsi infettare. Le gambe lo chiama a Thomas e gli dice di tagliargli le gambe. Infatti, gli mozza le gambe entrambe con la motosega. Che è, di, di sera, per qua si osserva il primo atto del, di, del cannibalismo. Infatti, la famiglia per sopravvivere avevano deciso di, di unirsi di carne umana. Infatti, quella sera si sono uniti de, della carne dello, del vero sceriffo. E qui comincia veramente il cavario di Bailey. Bailey è costretta a, a mangiare quello schifo. Intanto, si è una Bailey senza denti, gli avevano rotto completamente i denti, gli avevano spezzato i denti a piedi e pugni e giustamente Bailey non può mangiare la carne umana e Thomas con le forbici gli sgozza la gola ed Eric viene portato nello scantinato e dove viene torturato da Thomas viene torturato veramente a coppie di martello gli conficca degli odi nelle mani poi Thomas un minuto si allontana ed entra Charlene Charlene vede per l'ultima volta il suo ragazzo Eric e gli giuro che lo amerà per sempre. All'improvviso Thomas entra e accende la motosega e gliela conficca nello stomaco a, ad Eric e lo, lo, lo sponde proprio completamente. E qui Eric e Thomas, che sempre ricordiamo che era Laura nel mattatoio, gli, gli stacca la, gli taglia la faccia e se la cuce lui stesso in faccia per assomigliare ad Eric. Qui sono rimasti in vita ancora Dan, ricordiamo Dan e Charlene. Mentre Charlene scappa, Eric lo insegue. Scappa, Thomas lo insegue nel mattatoio. Lo sceriffo pure cerca di inseguire lui nella sopravvissuta Charlene, ma all'improvviso riappare Dan. Dan colpisce lo sceriffo brutalmente lo sbatte qualche dieci volte con la faccia per terra e va ad aiutare Charlene ma qui però Charlie Dan non fa mentre locale che qui lo aspetta il pazzo Tommy infatti prima, prima gli stacca la gamba poi gli, gli conficca la motosega nella pancia e lo sponta qui Charlene colpisce eh, Thomas con un coltello che sembra ferillo si spiene e prende una macchina mi sembra che Charlene si salvi ma all'improvviso si sente una moto seca che si muove, uno sente il rumore di una moto seca. e Charlene che, che grida infatti Thomas non era svenuto ma era dietro la macchina e gli sponda lo stomaco la macchina sbanda e ammazza quattro poliziotti che erano lì per fare il posto di blocco e il film finisce con Thomas le, le en, che esce con la motosega e se ne ritorna a casa. Questa è la storia molto carina di. Non aprire quella volta gli inizi. Molto bella perché, qua, ti fa vedere quando è nato Thomas. Come è nato perché è nato, e ti fa vedere la storia dello sceriffo. del sceriffo, come diventa sceriffo. Perché nel film originale, nell'altro film. Già si vede Thomas cresciuto, si vede lo sceriffo. Lo sceriffo Si vede lo zio, lo zio Monti. Siete già senza gambe. cioè, diciamo, questo che è stato girato molto dopo, nel 2007. Mi sembra sarebbe il primo. Invece, non aprire quella porta. È stato girato il remake nel 2003. però già i personaggi nel 2003 erano già ben costruiti. Quello era già sceriffo, lo zio Monti era senza gambe. Qui, invece, gli inizi. Hanno in pratica raccontato come lo zio Monti si era tagliato le gambe. Come quello era diventato sceriffo. È un bel film da guardare. Vi invito tutti a guardare veramente. Non aprire quella botta Inizi perché è un bellissimo film. Veramente vi invito a guardarlo perché è molto, molto bello. A me mi piaceva molto. Mi piace anche molto più di chi Non aprire quella botta Il primo, la verità. Poi quando ti appare uno così con questa motosega. Vediamo che una storia molto vera, dal 69 al 73 questa famiglia ha ucciso più di 33 persone nello stato del Texas e ancora tutt'oggi è considerata la mancanza dei crimini più efferati e sadici di quell'epoca, tuttora 33 persone massacrate e mangiate vive da questi qua racconteremo anche la vera storia di non di lui ma dello sceriffo che veramente anche lui è esistito nel film hanno cambiato tantissime cose che non ne ha fatto tutte quelle cose ha fatto anche forse pure di peggio perché ha fatto pure di peggio addirittura lo sceriffo nella vera storia dormiva con i cadaveri il prossimo sabato racconteremo questa storia The Texas Chains, il primo Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, se non vi è piaciuto mettetelo lo stesso, vi invito tutti a guardare questa recensione, una buona notte a tutti, una buona domenica a tutti e ciao alla prossima, un bacio a tutti al vostro Gianni.